Ciao Alessio Zingoni, coach della Serie C, un gruppo under 20 e anche dell'under 14 maschile. Ci parli delle tue due squadre, Alessio? Sì, ciao a tutti, con i gruppi che gestisco io principalmente, anche se ci tengo a sottolineare che qua ai lupi per quanto riguarda il settore maschile almeno, del quale faccio parte, gestiamo tutto in staff e quindi sono miei in quanto ricopro la carica di primo allenatore, ma lavoriamo tutti alla stessa maniera. Siamo in una situazione di classifica molto buona con la Serie C. Al momento siamo a 2 punti dai playoff, che per una squadra totalmente under 20 è un risultato senz'altro positivo. Con l'under 14, che è il gruppo dei 2005-2006, non siamo riusciti ad arrivare al regionale, però è un gruppo molto talentuoso e che pensiamo in futuro ci possa dare moltissime soddisfazioni. Ci tengo a sottolineare anche le situazioni degli altri due gruppi giovanili, l'under 18 e l'under 16, che qui con i quali abbiamo raggiunto la fase regionale e adesso ci apprestiamo a cominciarla con entrambe le formazioni. Di recente siete stati a Ravenna, avete vinto per il mini campionato della Junior League. Quali sono i prossimi impegni? Ah, con la Junior League abbiamo vinto, come hai detto, 3-0 a Ravenna, in trasferta. Affrontiamo questo campionato che è riservato solamente alle società di Serie A, di Superlega di Serie A2, con ragazzi under 20, e a questo gruppo, oltre a tutto il gruppo della Serie C, che come già detto prima è anch'esso under 20, si aggiungano Alessandro Acquarone e Leonardo Baciocco della Serie A. Questo chiaramente è un motivo d'orgoglio sia per noi del settore giovanile, ma anche per la società. E il prossimo impegno sarà in casa con Ortona lunedì 1 aprile. Se dovessimo avere un risultato positivo da quest'ultima partita, ci qualificheremo per la finale internazionale della Junior League. Ricordaci l'orario, il 1 aprile, in modo da invitare chi ascolta. Non lo sai ancora, non è confermato. Ancora non è confermato l'orario, te lo posso controllare fra poco perché la conferma arriverà fra poco, però. Ok. È da alcune settimane affianchi Pagliai, il mister della prima squadra dei Lupi. Com'è questa esperienza? Cosa ci puoi dire? Ma per me è sicuramente un'esperienza a livello personale e lavorativo estremamente importante, perché affiancare allenatori esperti come Alessandro Pagliai e sicuramente anche Cesar Douglas, per me è motivo di crescita, è solo uno stimolo in più per imparare da loro. Chiaramente alla mia età riuscire a calcare i palcoscenici delle partite di Serie A ogni fine settimana è estremamente importante e sono molto contento di questa e dell'opportunità che mi ha dato la società. Per il futuro, cosa ti auguri? Per il futuro speriamo di trarre il meglio possibile sicuramente a partire dalla prima squadra, anche se non è un obiettivo primario, e per obiettivo primario intendo detto a inizio stagione. Proveremo fino in fondo ad arrivare a playoff con la Serie C, anche se siamo già abbondantemente in una situazione ottima. E con l'Under 14 continueremo il processo di crescita, specialmente per tutti i talenti che abbiamo in questi gruppi. Grazie Alessio, ti auguriamo buon Grazie lavoro. a voi.